Guardi, allora, è evidente che non è facile, però noi dobbiamo perseguire due obiettivi fondamentali, che sono quello di evitare spazi troppo stretti ed evitare di stare troppo vicini. Questo è evidente che è una delle cose fondamentali che devono avvenire al chiuso. Anche gli edifici più vetusti hanno comunque la possibilità, secondo me, della possibilità di areare. Quindi l'apertura delle finestre oggi diventa un procedimento molto vecchio e molto semplice, ma fondamentale. Quindi siamo ancora in una stagione in cui grandi problemi non ce ne sono, mi pare che sia quello che si è suggerito di fare nelle scuole e credo che potrebbe essere utilizzato anche in molti di questi vecchi edifici, dove tutto sommato la Cioè ci possibilità sono di delle aprire le cose finestre. che si Sì. potrebbero fare, Cagliazza. Guardi, io credo Allora. che qua bisogna tornare a un po' di buon senso, perché io quello che ho visto che è successo nell'ultimo, diciamo, 2 mesi è che spesso il buon senso è stato in qualche modo messo da Dal parte senso a comune, favore di diceva cose un Manzoni. pochino più complicate. Secondo me il buon senso, aprire la finestra, guardi che è quello che noi abbiamo fatto, che facevamo abitualmente e continuiamo a fare nelle nostre stanze dove mettiamo i malati con la tubercolosi, dove mettiamo i malati con le malattie infettive e contagiose, si aprono le finestre e in qualche modo si sanifica l'ambiente dal punto di vista dell'areazione, laddove non hai ovviamente quei filtri che si chiama pressione negativa, che sono quelli che noi abbiamo in alcune stanze. Per cui, secondo me, tornare a un po' di buon senso. In un'aula di tribunale, ora io non so, nell'aula bunker che non la conosco, non ci sono mai stato, però mi pare che io Non ci vedo il sono le tribunale di finestre. Genova, ci sono Allora, tante finestre, voglio dire. sentiamo Cagliazza su questo, avvocato.